io non è che saccio parlare molto buono in italiano, però i problemi che hai in Italia li so, li conosco. Io dico che il problema principale in Italia sono gli immigrati, gli emigranti, come a me, no? Che non, cioè, gli stranieri. Io dico che il problema principale in Italia sono gli stranieri, secondo me. Sostanzialmente parlando, cioè, dico che il problema principale italiano è la disoccupazione, cioè qua nessuno vuole lavorare. Non è che io faccio, cioè, allora, praticamente, no, io dico, perché poi sono un guaglione che ha ragione troppo buona, cioè, allora, io dico che il problema principale in Italia, ovviamente, no, paese mio, che poi sono andato, vabbè, però sono in Italia, praticamente, io dico che cioè, per me ci stavano troppi problemi, ma no, perché poi ci sto reddito, quindi io dico che non ci stanno troppi problemi in Italia, se sta buona real, tutto sommato, no? Poi è tutta una questione globale, una questione che praticamente ci sono troppi disoccupati, eh. Cioè, pure io non saccio parlare buono, non è che, cioè, perciò è, cioè, praticamente, sì, diciamo che, cioè, no, se lo snurro ti dà mezzo, no? I gomme gambe. No, il problema sono gli stranieri, cioè questo è l'unico vero problema italiano. Secondo me è l'unico problema, veramente, che non ce ne fuimma, è questo. Cioè, il problema è che ci stanno gli stranieri in Italia. Perché, cioè, sì, non ci fosse straniere in Italia. No, ma secondo me fosse la stessa cosa. Cioè, pensandoci pure, secondo me non è manco il suo problema. E le imprese praticamente sono, cioè, erano almeno l'anello forte di questa grande Italia, di questo gran bel paese. Adesso, con questi problemi, con questa disoccupazione, poi nessuno vuole lavorare, nessuno vuole praticamente. Io ci ho provato pure a faticare, non è che non ci ho provato. Però il problema è, cioè, il problema, sapete qual è? Io ci ho provato a faticare, ma il problema è, io so che pure così, non è che, ti capisci? Cioè, io non fatico a pigliare i soldi, ma che a faticare, cioè, ma com'è? Ma siamo appazziati veramente. Alla fine, qual è il vero problema italiano? Lo scoprirete nelle prossime 10.000 puntate. Buona serata.